Buongiorno, con pochissima memoria al cellulare, ma vabbè, accontentatevi perché non mi sono portata fotocamera perché non era in programma che dovessi vloggare. Però siccome sono andata da Action, che è un negozio che ha aperto da un bel po' qui a Roma, a Tor Vergata ha aperto, si trova il buco da cintura. Salve. Però, allora, tutto quello che cercavo non l'ho trovato, però sono riuscita a trovare un sacco di cose, sia per Stefano. Soprattutto colori, sta roba che lui usa tantissimo, a prezzi veramente buoni. Calcolato, ho speso 60 euro, ma c'ho un bel bustone di roba. E in realtà cercavo i bicchierini da caffè, perché mi sono stufata di quelli che c'ho, perché si sono persi tutti i cucchiaini. Quelli non l'ho trovati. Però vabbè, c'avevano un sacco di roba, anche cose da mangiare. Ora andrei a casa e. Che cosa ho toccato? La radio? Noi siamo ancora con la macchina a noleggio, per fortuna, perché ieri lì l'ho smontato la nostra per riparare un po' di cose. Però io ho detto no, pigliatela te, a me fa manna fa, signora, ancora per un po', perché sta macchina l'adoro. Chi mi ha visto su Instagram sa che è una Taigo. E cioè, raga, è un sogno sta macchina, l'avevamo riportata ieri, l'ha portata, dice ne prendo un'altra. Invece quello gli ha detto se vuoi ti tieni questa. Allora. Fatto un viaggio a vuoto e tornato con questa, dicono: questa me la tengo io, regà. Questa c'ha pure i sedili riscaldati. Adoro, cioè, è proprio una macchina. Ho guidato, ne abbiamo guidate tante da quando le noleggiamo, tra cui anche la Renegade, raga, che cioè, bella. Però vi posso dire che pure questa è una macchina super figa. Ecco, mo me ne vado a casa. Che stamattina faceva 0 gradi, mo ne fa 2. Tra le cose che ho preso da Action, ho trovato i marshmallow ricoperti di cioccolata. Ho preso questi due contenitori per il bagno, venivano due pezzi 69 centesimi o 79 e questi 99 due pezzi, quindi ottimo prezzo. Ho preso di nuovo queste che sono una cosa, ragazzi, giuro, boh, non lo so, spettacolare. L'ho presa anche al Wasabi, queste sono stupende, provatele. Ho ripreso tutti i cioccolatini. Ho preso questa alzatina da cucina che è per i dolcetti, ma io l'ho presa per metterci gli anellini. Infatti ho preso un altro di questi. Questi già li ho indossati. Ho preso un sacco di bibite analcoliche. Questo è un mojito analcolico, quindi assolutamente lo voglio assaggiare. E queste bibite energizzanti. Non ho capito bene se questo è un energy drink, però è senza zucchero, quindi ho pensato a Stefano. Questa invece è un energy drink e questa è senza zucchero. Anche questa l'ho pensata per Stefano perché prima delle partite ogni tanto chiede un energy drink. Ma ovviamente non è che si beve tutto, calcolato in bicchierino da caffè. Poi ho preso una di queste, ma forse ho sbagliato il gusto perché mi rendo conto che è candy cane, quindi sarà dolce da morire, ma comunque senza zucchero. E questa per Lillo. Una limonata alla rosa, sempre senza zucchero, comunque con poco zucchero perché low sugar dovrebbe essere meno zucchero, credo. E l'ultima ho preso questa Mucho Mango. E questa ovviamente sarà piena di zucchero, però magari mischiata col prosecco, come uno vuole fare un aperitivo alcolico. Batiste profumato, shampoo a secco. Poi ho trovato lo struccante occhi che ieri non c'era perché è arrivato oggi il nuovo carico, quindi non avevano messo ancora nulla. Ho preso una scatolina con il tappo in bambù, adesso lo vado a lavare bene perché dentro voglio metterci marshmallow che tengo poi vicino all'alzatina. E poi bustine che servono sempre. Questo tavolino da divano, che è molto carino, l'ho pagato 14 euro. La mia anca, ragazzi, sta veramente. Mamma mia, vado a periodi, che dolore. Va molto meglio, però. Allora, si è fatto mezzogiorno e 10, ho già girato il video haul sulle cose che ho comprato da Action, quindi rivedete il video haul. Ebbene sì, perché avete rotto le scatole a guardarmi solo i vlog. E l'ho registrato anche per TikTok. Solo che mi sta venendo di nuovo un mal di testa e ci sto soffrendo da giorni. Ah, cazzo, allora l'ho parecchio. Me lo comincio a scordare. E vi volevo dire un'altra cosa che adesso non mi so via. Non mi dica che è già montato. No, vabbè, ma geniale. Ma che figata è? Io pensavo che era da montare, ma io che amo. Cioè, per 5 euro è già montato, regà. Ma che figata. Devo decidere che mangiarmi oggi e non so che cosa. Credo che questi scontrini con i regali di Natale li posso anche buttare. Questo? Questo no, è un disegno che mi ha fatto un'amichetta, una bimbetta di scuola, vabbè, la sorellina dell'amichetto di Stefano, vabbè.
mi ha fatto quello, quindi me lo voglio tenere perché ci tengo. Si chiama Irene, è troppo carina sta ragazzina. E ho finito di mettere a posto, mo l'unica cosa super al volo è una tortilla con come si chiama, col tonno, perché col pollo l'ho mangiata l'altro giorno. Non so che altro farmi sinceramente, è una cosa proprio super veloce perché oggi ho parecchie cose da fare. Ah, mi devo prendere pure il lievito di birra, mi sono ricomprata il lievito di birra per capelli, questo qua per pelle e capelli, e siccome c'ha la biotina e la niacina, che sono utili per appunto, diciamo, i capelli, ho preso questi perché ancora non avevo fatto quest'anno l'integrazione, a parte l'omega 3 che prendo sempre. E da ragazza lo prendevo sempre, tutte le mattine, poi ho iniziato a prenderlo di meno, a parte che vabbè può dare un po' di gonfiore addominale, quindi bisogna stare attenti. A me no, sinceramente non me lo dà, però insomma ve lo dico perché potrebbe succedere, è un lievito quindi è ovvio. E se soffrite con la candida, attenzione, perché comunque la candida è un fungo, si nutre dei lieviti, quindi oltre al lievito di birra, quando c'avete la candida dovete stare attenti a mangiare i cornetti, tutta sta roba lievitata, almeno così mi avevano detto. Quindi attenzione insomma a queste due o tre cose. E insomma, quando dovete prendere un integratore, guardate sempre, chiedete sempre, lo dico di continuo. Adesso mangio, però mi è venuto un forte dubbio. Ma l'insalata ci sta ancora? Ah sì, no, perché dovete sapere che ultimamente io lo faccio la spesa una volta io, una volta lui, e però siccome la facciamo una volta io, una volta lui, magari io compro le uova e lui l'ha già comprate, oppure io non compro l'insalata perché la compenso che l'abbia comprata lui, invece non c'è, quindi abbiamo la roba doppia o non abbiamo la roba. Quindi va bene, sto grappino io dove lo metto? Sono tipo 100 anni che c'avevamo sta grappa, io ho detto a mia marita la posso buttare? No, ma se ne avete, ma che c'ha di qua a fa? Non me la fa buttare. La lavatrice è nulla, vi confermo che non so dove eravamo rimasti, no raga state storte, ma non ci fate caso, a noi ci piace così. Vi confermo che si è rotto il motore, cioè pensavamo fosse la scheda, lì l'ho portato a riparare la scheda, l'ha portato a riparare, l'abbiamo rimessa e la lavatrice fa le scintille e quindi è il motore. Ora Lillo ha detto che ricomprerà il motore, vediamo di riparare pure sta lavatrice. Quindi vabbè, Lillo si è portato alcuni panni in lavanderia, ma raga io ho lavati a mano quelli che ho potuto, pure i jeans mi sono lavata a mano. Io non sento l'odore dei miei panni quando li porti in lavanderia. Su alcuni ci puoi mettere anche il tuo detersivo, ma non tutti te lo fanno fare perché sennò gli se rovinano, che ne so, i macchinari e cacchio ne so. E, però non c'è mai il mio odore, io devo sentire il mio odore, quante volte l'ho detto. Quindi lui se l'è portato in lavanderia, io li annuso e non è che puzzano, per carità di Dio, però sembrano i panni di un'altra persona. Quindi non ce la faccio e mi auguro con tutto il cuore che si riesca a riparare il più presto possibile, perché ragazzi, cioè, la cosa peggiore che può capitare a una donna è quando non ti funziona la lavatrice. Bene o male la lavastoviglie, i piatti li fai a mano, i panni pure, il problema è che te li lavi a mano i panni, ma non funzionando nemmeno la centrifuga, non li posso neanche centrifugare, quindi li devo strizzare a morte, è un dolore che non vi dico. Ho dovuto mettere tutti i panni poi insieme nell'acquetta con l'ammorbidente, ristrizzarli. Prima di asciugarli l'ho messi in una cesta con un asciugamano in modo che ha assorbito ulteriore acqua, col tutto che l'avevo strizzati bene, ma quando li sono andata a stendere, pure che ho strizzato, o c'avete nanna morsa, qualcuno che vi aiuta, ma quando ho stesi i panni comunque sgocciolavano. Per fortuna l'ha fatto un po' più di freddo, quindi con i termosifoni sono riuscita ad asciugare i panni anche in breve tempo, devo essere sincera. Però raga, cioè, non ve lo faccio nemmeno vedere, cioè non mi vengono nemmeno le parole. E se nel mio futuro non ci sei tu, Sophie Whitehouse, il mio futuro è una schifezza. Dopo quasi un'ora ho finito il mio primo disegno da colorare.
Bello, raga, mi sono rilassata un sacco, mi è quasi venuto sonno. Adesso mi do una mezza sistemata, rimetto a posto tutti i colori di Stefano e lo vado a prendere. Stavo tutta storta, scusate. Lo vado a prendere, ha da ripassare tutti gli argomenti di storia perché mercoledì ha la verifica e venerdì ha invece verifica di geografia. Interrogazione è stato già interrogato pure la scorsa settimana, quindi siamo abbastanza tranquilli. Oggi aveva verifica di... o verifico interrogazione di scienze e anche la verifica di italiano. Scusate, siamo un po' al buio. La cosa positiva è che domani entrano tipo alle 11 quasi, quindi volendo c'ha il tempo anche di ripassarsi alcune cose. Allora, prima che mi dimentico, siccome si avvicina San Valentino e siccome ci stanno delle offerte sul sito di A-Happiness e mi chiedete sempre dove prendo i gioielli, ve l'ho detto, ormai solo dai A-Happiness da una vita intera ho preso due cose bellissime e soprattutto, a parte hanno cambiato il pack, questo mi piace più di quello bianco e di quello rosa, dorato, molto molto bello, quindi io manterrei questo pack sempre. E ho preso due cose bellissime che, come dicevo, di questi tempi, raga, mi serve proprio. E siccome secondo me andranno a ruba, io vi consiglio di andarle a prendere subito, un pochino più costose del solito. Adesso vi spiego bene. Una è simbolo di abbondanza e dovrebbe essere questa. E visto che stiamo sempre scannati, un po' di abbondanza serve. Bella, è delicatissima. Ah, guardate che bello! Hanno diviso per non far intrecciare il filo dal ciondolo. Bellissimo! Raga, piccoli dettagli che fanno la differenza, vedete? Guardate, dentro ci sono delle piccole stelle. È stupenda. E siccome vi ripeto, secondo me queste, raga, andranno a ruba, andatele assolutamente a prendere con lo sconto. Quest'altro invece, che apparentemente vi può sembrare uguale, all'interno ha un occhio, quindi questo qui è il ciondolo per la protezione. Quindi ho scelto di prendere anche questo, non vedo l'ora di indossarli sempre. Uno più bello di un altro, la catenina è fine, è delicata e mi piace anche l'idea che il ciondolino sia fine e delicato, perché deve essere discreto. L'occhio in realtà, per quanto riguarda la protezione, sicuramente la conoscerete, insomma, la storia, no? Però l'occhio dovrebbe riportare indietro, tra virgolette, il malocchio. Ora c'è chi ci crede, chi non ci crede, ma comunque una protezione per le persone che ti guardano, no? Che magari ti attaccano cose anche non volendo, e l'occhio serve appunto per ributtare indietro le negatività e il male che ti mandano, sia voluto che non volendo. Quindi raga, queste secondo me andatevele a cattare subito sul sito, perché secondo me queste non le trovate più, ragazzi. Io le ho prese proprio per metterle insieme, poi queste d'estate si vedono meglio, perché volevo metterne una più lunga e una più corta, perché come vedete avete tre possibilità di aggancio, quindi un po' lunga. Poi c'è un altro gancetto qui e ce n'è un altro qui ancora più corto. Vedete, raga, una più bella di un'altra. Dietro c'è anche l'incisione con scritto protezione e di qua ovviamente c'è scritto abbondanza. Vi lascio tutto tutto giù nell'info box, sia il codice sconto che il link in affiliazione. Insomma, spero che vi arrivino per San Valentino, se dovete fare un regalo, oppure se ve lo volete fare, insomma, per voi stesse. Sapete, lo dico, garanzia, cioè ragazzi, veramente qualità super ottima. Io mi ci sono fatta anche la doccia e hanno veramente un'ottima qualità. Quindi io calcolate, ho la caviglia da 2 anni, cioè, faccio la doccia, ci sono andata al mare, è intatta, così è rimasta, quindi... Taglia ste, taglia ste. Bravo, 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 bravo. Tento, tento, entra! Oh, mamma mia, Lorenzo, che volo! Mamma mia! Attenti!
oddio! Mamma mia, tranquillo, tranquillo, tranquillo! Oh! Buono, era buono, era buono, era buono, era buono, era buono! Tento! Bravo, Ste! Bravo, l'hai deviata, bravo! Dai, Fa! Dai, Fabietto! Bravo! Corri, corri! Ah! Si è rotto il bulldog, come famo? Tento, Fa! Dietro, 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 dietro! Bravo, Ste! Ah! Dai! Calmo, calmo, calmo! Tieni la palla! Fabio mo si butta per terra, guarda! Dai, quando contende la palla! Se poi si butta giù per terra! Però se sei stanco lo devi dire! Oh! Vai! Bravissimo! Che cacchio dovevamo fare? Bravo, Ste! Mamma! Grande! Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright.